Buongiorno a tutti, raghi. Guardate qui la basetta come l'ho tagliata proprio in una maniera. Cioè, siete già tutta la ricrescita. Uno schifo, uno schifo. Buongiorno, buongiorno raghi, buongiorno a tutti. Allora, è da tantissimo che non riprendo, cioè ho ripreso stamattina. Ragazzi, devo togliere la tavola praticamente, perché penso che oggi pomeriggio facciamo l'albero di Natale, credo. Samu, c'è qui. Sto guardando la TV. Dicevo, penso che oggi pomeriggio facciamo l'albero di Natale. E non so perché voi non siete mai stati con me a Natale. Noi facciamo l'albero di Natale a questo punto qui, cioè in mezzo al divano. Perché il nostro albero di Natale è alto fino lì. E questa volta è comunque 3 metri, sono di altezza. E lo facciamo tipo là e viene bellissimo. Poi non so quanto può rendere quest'angolo dal video, ma dal vivo vi assicuro che è veramente molto bello. Niente ragazzi, io in questo momento adesso tolgo la tavola, cioè non tolgo la tavola, tolgo un po' di cosine perché ancora deve venire mio padre che deve ancora mangiare e poi lavo i piatti, ma penso che li ha lavati già mamma? Sì. Ah bene, quindi metto al posto questa roba e quindi poi comunque dovrei uscire più tardi, adesso vedo, dovrei andare praticamente con mio cugino della Germania a comprare un po' di creme per il viso perché lì gli è piaciuto il mio contorno occhi, quello che utilizzo, infatti, perché non ho neanche una ruga, veramente, neanche quando rido, non ce l'ho più qui sotto. Cioè, c'era una cosa qui sotto, qui, vedete, ancora un po' si vede, poco, però adesso non c'è più, perché faccio un uso abituale comunque. Ma quanto è carina la marmellata di fragoline di Neni, in provincia di Roma, cioè bellissimo. Bellissima, l'ha portata mia zia quando è andata in viaggio qualche giorno fa. E niente, adesso mettiamo a posto tutte queste cose e le asciughiamo intanto. Niente ragazzi, che dovevo dirvi? Sta per iniziare il Natale, diciamo, ebbene sì. Scusatemi se non ho registrato in questi giorni, ma davvero io non registro perché devo, perché non so, per farmi comodo sulla monetizzazione, su cose varie. Ma registro perché ragazzi, Samuele è veramente un bambino molto. Che vuoi Samu? Scusate ragazzi, c'è stato un inconveniente. Un altro. Ecco ragazzi, allora dicevo, a Natale quest'anno, cioè io non faccio video. No, a Natale, scusate, mi stavo dicendo, non faccio video perché devo farli, ma perché voglio farli. Quindi è il primo anno che stiamo insieme a Natale e spero che ce ne saranno altri. Questo ride in una maniera. Cos'è, sa? Cose? Spero che non ce ne saranno. Che, non che non ce ne saranno, che ce ne saranno altri, ho detto. Cosa è che dici? Questo qua è il pentolino dove facciamo il latte a Samuele perché è neonato ancora. Cazzo sì. Scherzi. E quindi ragazzi, ce l'ho. Il filtro del caffè. Molti. Non devo lavare proprio niente. Ha già lavato tutto. Ma tutte queste cose qui, cioè non lo so. Quindi ragazzi, vi dicevo, non devo fare video perché voglio, non perché devo, ma perché voglio, che è una cosa ben diversa. Appunto, questa è asciutta già. Questa qui dobbiamo asciugare. E niente ragazzi, quindi forse stasera vi porto con me, se riesco, ma penso proprio di sì perché non devo fare un granché, cioè posso tranquillamente portarvi. Ho avuto questa pausa dai vlog ragazzi perché sono stato in un momento, cioè di, sapete quando vi vengono quei cali durante la vita, le settimane, i giorni, ecco, quindi non mi andava di trasmettere energie negative e poi inizieremo ad arredare lo studio, la casa, il salone, la cucina, perché mia madre arreda anche la cucina con le cosine natalizie, quindi io spero tantissimo che questa cosa che faremo comunque insieme vi possa piacere. Io, a me piace tantissimo l'idea di passare un Natale insieme a voi. Vloggerò il giorno di Natale e come tutti i giorni di dicembre con i Christmas Vlog. Non mi piace chiamare Vlogmas, non lo so, mi piace chiamare Christmas Vlog. Ora mi taglio col coltello. E appunto ragazzi, niente, Samuele, ma sei scemo. È questo ragazzi, quindi io dovrei registrare un video perché deve uscire domani un video, dimmi. Ma
Perché? Quando lo accendi. Perché? Boh. Come trema? No, trema. Fa trrr. La PlayStation? Beh, non so. No, che veramente. E che devo fare io? Bene. Ecco. Quindi, oddio, stavo già per rompere questo. Questo qui non mi ricordo mamma da dove l'ha preso, ma me è bellissimo. Le butto nell'acqua. Le cuffie? Perché me le butti nell'acqua? Samu. Ce l'ha messa in una pentola. Ma che potente davvero. Devo giocare alla play. Vai a giocare alla play e resta. Lo volevo per lo studio, per mettere alcune cose qui dentro, è bellissimo, solo che... Non so da dove l'ha preso, mia madre se è da Ikea? Non, no, non credo, addi. Cos'è addi? Quindi abbiamo passato insieme queste, dimmi. Yeah. Oddio. Oddio, stava cadendo pure il co... a posto queste cose, cioè ragazzi che palle fa queste cose. Oh. Cioè davvero. Sono cose che dobbiamo fare, ma mamma. Fino a una certa, eh. Ma poi. Eh? No. Sì. Siamo i compiti che hai da fare, quali sono? Tanti? Beh, vai a vedere i compiti immediatamente. Dai, Samu, per piacere. Vai a vedere i compiti immediatamente. Ma perché fai così lo scemo? Dio santo. Con cosa? Uno stress. Totale. Ho già fatto una giornata psicologica, ragazzi, che non avete neanche l'idea. Le sopracciglia non so come se ne stanno andando, cioè non le vedo fatte bene. Boh. Che dite? Cioè, boh, le vedo un po'... O perché devo pettinarle, non so. Si stanno arrotondando di nuovo. Perché devo andare. Hola y todo. Non mi tolgo il copyright se sta facendo questa cosa. Per forza. Quindi vi saluto. Che ti capo nada? Ti immagini? Sperrips.